faccio vedere oggi come si crea un cuore con i fiori. La maggior parte delle persone preferiscono avere una vase già fatta a forma di cuore. Beh, io ve la faccio vedere con una vase rettangolare, ok? Iniziamo dalle aschidistie. A proposito, materiali, lo faccio con delle rose, con qualche San Carlino, con del populus colorato e anche naturale, e la foglia da stilistica, che è la principale, quella che mi serve anche di più. Per cui, cosa vado a fare con la foglia da stilistica? Innanzitutto devo creare le due anse del mio cuore, giusto? Questa e questa. Perfetto. Allora, vado a piantare le mie foglie in questo modo e poi a legare in quest'altro. Così vado a creare, eccolo qua, quella che è la mia forma a cuore. Per legarle cosa si fa? Allora, io fisso un pochino a silicone e un po' con il filo di ferro, per cui sicuramente prendo la punta della spidistria, prendo un filo di ferro, ingambo la punta, creo la forcina, tengo ferma con pollice e indice e in perpendicolare faccio girare il filo di ferro sulla fogliolina, ok? Questa è la tecnica dell'ingambo. Bene. Vediamo come si fa qui. Così. La vado a piantare e qua mi creo la prima parte. Lo stesso faccio per ora, poiché devo proseguire. Vado a piantare in una seconda foglia, una terza e una quarta foglia, in questa posizione qua, sotto alla mia foglia da spidistria, ok? Che mi vada poi a proseguire in questo modo. Le due foglie che andrò a piantare, io poi le vado a legare con un filo di ferro, ma do comunque una seconda continuità. La foglia, vi faccio vedere, eccola qua, la pianto sotto alla mia prima foglia da spidistria, ma la giro sotto la mia ciotola e qui la fisso un pochino a silicone. Adesso giro dalla parte mia, scusate. Una volta fissate anche qui davanti le altre due, vado a piantarne altre due foglie, questa volta sopra, addirittura quasi partendo vicino all'incrocio delle prime due foglie, perché poi le vado a legare in questo modo, sempre con il filo di ferro. Ora, quello che devo fare è prendere altre due foglie che andrò a piantare forando l'ultima foglia, ok, nella parte più bassa, perché saranno quelle che poi mi daranno la coda e il proseguimento del mio cuore. Una volta creata la mia forma, vado a mettere i fiori. Attenzione, se soliti, molti lo fanno, creare una forma molto piatta, a me non piace, piace che il cuore abbia un suo spessore, un suo volume, per cui quando scelgo di piantare un fiore, specialmente mi piace che sia la parte destra quella più gonfia, poi c'è un leggero calo un po' e rigonfio dalla parte sinistra. Il mio cuore ha una linea che tende poi ad andare verso sinistra e gioco con uno spessore sulla parte destra, va bene? Il fiore non sarà mai piatto alla mia spugna, ma è sempre più sollevato perché mi crea quella che è una rotondità, una morbidezza al cuore, non è piatto. Proseguiamo. Scendo, più i miei fiori saranno attaccati alla spugna. Questo perché
gli creo quella che è la profondità, e ciò vuol dire che si noterà, lo vedrete poi in seguito, è una cosa non statica ma morbida, più, secondo me, più bellina da vedere, più carina. Poi ognuno di noi ha un suo modo, vero? Il bello è sempre personale, per cui non si fermate di mai, insomma, a quello che dice una persona, valutate anche voi, cercate di capire se la cosa vi può piacere oppure no. Quindi, il colore dà la forma. Non è semplice riuscire a creare, diciamo, una forma ben definita se non si fa un compatto. Nel nostro caso, infatti, abbiamo usato una dozzina di rose. Le 12 rose non sono, per la dimensione del nostro cuore, 60 o 70, perché quando si usano compatte le rose, ce ne vogliono tante per riuscire a creare quella che è veramente la forma fatta a cuore. Ma noi ci siamo riusciti con 12 rose, ma abbiamo usato dei complementi, giustamente, che ci hanno aiutato. Complementi colorati, perché, ripeto, il colore crea la forma. In questo caso io ho questo populus meraviglioso colorato che mi aiuta tantissimo. Nella parte della punta finale ci gioco con una foglia da stilistica che mi crei l'ultima, la riga, diciamo, in fondo, e vi fa vedere finito il nostro cuore. Adesso arrivo, faccio le ultime due. Dovete provare e riprovare, non fermatevi mai. Finita.